Prendete una ciotola, versate 3 uova, un pizzico di sale e poi 180 g di zucchero bianco. Potete lavorare il tutto con le fruste elettriche per almeno 3 minuti. Dovete ottenere un composto spumoso, chiaro e spumoso. Io ho lavorato il tutto con la frusta a mano, fate un po' voi. Versate 150 ml di latte, io utilizzo il latte scremato, se voi volete potete utilizzare un latte vegetale oppure il latte intero. Una volta che avete amalgamato bene il tutto, versate 80 ml di olio di semi di soia. In alternativa potete utilizzare l'olio di semi di mais oppure l'olio di semi di girasole. Setacciate 250 g di farina 00 di grano tenero. E poi mezza bustina di lievito per dolci. Se volete potete utilizzare un altro tipo di farina, dipende dai vostri gusti. Lavorate benissimo il vostro composto, quindi con la frusta amalgamate bene la farina. Una volta che avete amalgamato bene il tutto, versate 50 g di cacao amaro. Se volete potete utilizzare anche meno cacao amaro, 30 o 40 grammi, dipende sempre dai vostri gusti. Setacciate pure il cacao amaro e quindi amalgamate bene il tutto. Una volta che avete amalgamato bene il tutto, prendete la vostra padella. Io utilizzo una padella da 28 cm di diametro, imburrate e infarinate la vostra padella e poi versate il vostro composto all'interno. Per cuocere la mia torta io utilizzo una fiamma medio-bassa. Mi raccomando, la fiamma non deve essere né troppo bassa né alta, se no la vostra torta si rovina. Deve essere una fiamma medio-bassa. Quindi questo è fondamentale, guardate in video la fiamma perché è importantissimo. Poi dovete cuocere la vostra torta con il coperchio per 20 minuti. Vi consiglio comunque di realizzare la vostra torta con un cronometro, quindi per avere, diciamo, per essere sicuri di cuocere la torta in 20 minuti, perché a volte un minuto in più la vostra torta si può rovinare, anzi a volte è pronta anche dopo 19 minuti. Quindi dopo 19-20 minuti sollevate il coperchio, toccate la vostra torta, se risulta asciutta la vostra torta è pronta, quindi potete spegnere la fiamma. In soli 20 minuti avete una torta davvero super golosa. Fate intiepidire, la mettete in un piatto, potete spolverare un po' di zucchero a velo oppure potete glassare la vostra torta. Facile, veloce ma soprattutto super golosa. Guardate, è anche una torta altissima. Ragazzi, seguitemi su Facebook oppure su Instagram oppure su TikTok come ricette golose di Cartisia. Iscrivetevi qui perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose e attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video. Ciao e alla prossima!